Buonasera e benvenuti ad una nuova edizione del Prima TG. Prosegue la marcia verso il nuovo DPCM che scatterà il 6 marzo, valido quindi per un mese. Secondo una bozza del test, i divieti e le restrizioni resteranno quindi in vigore anche per Pasqua e Pasquetta, le seconde dell'era Covid, scadendo così il 6 aprile. Sono anche previste riaperture, anche se non da subito. Dal 27 marzo riapriranno, nel rispetto ovviamente di specifici protocolli, cinema e teatri, mentre sarà possibile andare al museo anche nei weekend. Grandi novità anche in vista della nuova ordinanza firmata invece dal Ministro della Salute Roberto Speranza, che assegna le nuove colorazioni alle regioni italiane in base ai contagi Covid. Buone notizie per la Sardegna, che diventa il primo territorio in area di rischio molto basso, quindi in zona bianca. Ma anche se il passaggio prevede il decadimento di tutte le restrizioni, compresa la chiusura notturna, l'assessore regionale della sanità ha dettato ancora la linea della prudenza, con una zona bianca ma sorvegliata. Da lunedì invece la Basilicata diventerà zona rossa, con la didattica a distanza obbligatoria in tutte le scuole lucane. Per l'Emilia Romagna invece l'ipotesi di una zona arancione rinforzata in 14 comuni della regione, per limitare così la diffusione del coronavirus. Oltre alle misure della zona arancione saranno poi previsti il divieto di spostamento, tranne che per motivi di lavoro, situazioni di necessità o ragioni di salute, la chiusura di tutte le scuole ad eccezione di quelle per l'infanzia e la sospensione degli eventi culturali e delle attività sportive di gruppo. Passiamo come di consueto anche al bollettino Covid di oggi in Italia. Sono infatti 18.916 nuovi contagi nelle ultime 24 ore, come recita il bollettino del Ministero della Salute, a fronte di 323.047 tamponi. Il tasso di positività è pari al 5,85% e i decessi registrati invece 280. Ieri positive erano invece 20.499 e le vittime 253, mentre il tasso di positività era salito al 6,3%. A fare il punto della situazione è il report e la cabina di regia. Ascoltiamolo. Questa settimana il numero di casi di Covid-19 nel nostro paese è leggermente salito e l'incidenza è intorno a 145 per 100.000. L'RT invece rimane stabile, di poco al di sotto di 1, stiamo a 0,99. Per quanto riguarda il tasso di occupazione delle terapie intensive, stiamo al 24%, ovvero di poco al di sotto della soglia critica che è considerata essere del 30%. Vediamo purtroppo un certo aumento dei focolai scolastici, mentre diminuiscono per fortuna i casi nelle residenze sanitarie assistite, che vuol dire che evidentemente la vaccinazione delle persone anziane sta dando i primi effetti positivi. Naturalmente, data la diffusione di varianti virali nuove, è bene continuare a mantenere i comportamenti prudenti. Arriva puntuale anche il bollettino Covid, questa volta in Campania, divulgato dall'unità di crisi della regione. I positivi del giorno sono 2.215, di cui 211 casi identificati da test antigenici rapidi, asintomatici 1.806 e sintomatici 198. I tamponi del giorno sono 22.732, di cui 4.874 antigenici, per un totale positivi di 265.058. I deceduti sono 14, 9 nelle ultime 48 ore e 5 in precedenza, ma registrati soltanto ieri, per un totale di 4.273. Parliamo anche dei guariti che salgono, sono 911 per un totale di 185.794. Infine, come di consueto, il report dei posti letto su base regionale. I posti letto di terapia intensiva disponibili sono 656, occupati 138. I posti letto di degenza disponibili sono 3.160, occupati 1.301. Preoccupano anche le varianti Covid, notizia di oggi che due casi sono stati individuati per la prima volta anche in Campania, come conferma l'azienda ospedaliera dei Colli di Napoli. Riguarderebbero pazienti del Cotugno, uno attualmente ricoverato in condizioni stabili e l'altro dimesso da qualche giorno. Gli operatori del settore stanno lavorando per comprendere il propagarsi delle varianti anche nei mesi precedenti, con un'attività campione che proseguirà anche nelle prossime settimane.
Il programma, promosso dalla Regione Campania, rientra nel piano di monitoraggio condotto dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Mezzogiorno con l'azienda De Colli. Scuole chiuse da lunedì in tutta la Campania, così come ha dichiarato già ieri il governatore Vincenzo De Luca, da lunedì 1 marzo fino al 14 marzo. È sospesa l'attività didattica in presenza, si legge nella nota, dei servizi educativi per l'infanzia e dei servizi per l'infanzia, nonché delle scuole di ogni ordine e grado e delle università. Restano comunque consentite in presenza le attività destinate agli alunni con bisogni educativi speciali o con disabilità, e in ogni caso garantendo il collegamento online con gli alunni della classe. Si raccomanda alla popolazione di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e di rimanere a casa il più possibile. Resta l'obbligo di rispetto delle misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti di quarantena dei contatti stretti, dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi, e si invitano gli enti competenti a rafforzare il controllo del rispetto delle disposizioni del DPCM del 14 gennaio e del le disposizioni del presente provvedimento. Ma ascoltiamo proprio sulla situazione le parole del governatore De Luca. Siamo, come del tutto evidente, di fronte ad una ripresa del contagio, 20.000 ormai positivi in Italia. In Campania ormai da 4-5 giorni abbiamo più di 2.000 positivi al giorno. Il risultato anche dei rilassamenti che abbiamo avuto nelle scorse settimane. Era prevedibile, era inevitabile, ma siamo un paese nel quale a parlare un linguaggio di verità non si ha molta fortuna. Bisogna prima arrivare a sbattere la testa contro i problemi. Ci siamo arrivati. Ora, in Italia abbiamo seguito, come è noto, la logica del mezzo-mezzo, apri, chiudi, apri, chiudi, apri, chiudi. Io penso che non sia la logica migliore. Io penso che sia preferibile avere una chiusura totale più lunga, ma avere un altro obiettivo: aprire tutto, ma aprire per sempre. Non aprire a metà e per un mese, e poi dover richiudere e poi dover riaprire. Perché questa logica del mezzo-mezzo sta mandando al manicomio l'Italia intera. Oggi siamo obbligati a prendere misure drastiche. Vi comunico ovviamente che noi da lunedì chiudiamo tutte le scuole. Abbiamo registrato in queste ore, in particolare nelle scuole di Napoli, la presenza di variante inglese. Credo abbiamo registrato sui positivi almeno 6 casi di variante inglese. Non credo che dobbiamo aspettare che ci sia una epidemia diffusa di Covid anche fra i ragazzi di 10, 15, 18 anni, con buona pace di qualche comitato che è sempre pronto a fare ricorsi ai tribunali amministrativi. Siamo arrivati ad avere i casi. Nelle scuole la particolarità delle varianti è che hanno un'aggressività maggiore in generale sulla popolazione, ma in particolare sulla popolazione giovanile. Questo è l'elemento che deve preoccuparci. Da lunedì si chiudono tutte le scuole. Perché dobbiamo far fronte alle varianti nuove che sono emerse? E perché dobbiamo utilizzare alcune settimane per completare la vaccinazione del personale scolastico. Quindi per due motivi precisi, chiari, che non hanno nulla di ideologico e che sono indifferenti alla logica della lamentela continua. E la didattica a distanza, i problemi, i controproblemi, i ritardi di... Io voglio ringraziare con forza il personale scolastico per il lavoro straordinario che ha fatto in questi mesi, in queste settimane, per la capacità che ha dimostrato di saper gestire didattica in presenza e didattica a distanza,
per la capacità, la pazienza e la professionalità che ha dimostrato anche quando ha dovuto gestire al 50% la didattica in presenza. Dobbiamo esprimere gratitudine al personale scolastico del nostro Paese. Dopodiché chiudiamo perché dobbiamo completare la vaccinazione del personale scolastico. Mentre tutta l'Italia lamenta il caos vaccini con le consegne che tardano ad arrivare fino a interrompere l'inoculazione delle prime dosi per consentirne la seconda a chi ha già effettuato il primo step, sembra che in Lazio questo stress non si avverta. Superate ieri le 13.000 somministrazioni in un solo giorno e entro stasera si prevede venga superato persino il traguardo delle 410.000 vaccinazioni somministrate. È un bilancio che fa riflettere quello riguardante la regione Lazio, che risulta anche essere la regione che ha vaccinato più anziani. Oggi infatti, si legge in una nota dell'assessore regionale alla sanità Alessio D'Amato, è stata raggiunta la quota delle 108.000 vaccinazioni per gli over 80. Problematica già posta sotto i riflettori ieri nella diretta del governatore della Campania De Luca. Con gli stessi abitanti il trattamento della consegna dei vaccini ricevuto dalle due regioni risulta essere infatti completamente diverso. Stanziati da Palazzo San Giacomo a Napoli 607.000 euro per eseguire lavori di Galleria Vittoria, individuandone la ditta per l'esecuzione. Previsto un presidio davanti alla stessa galleria, alla Procura della Repubblica è stato chiesto infatti il dissequestro perché questi possano partire, ma la richiesta è stata respinta a fronte della necessità dei magistrati di avere nuovi elementi. I tecnici sono quindi nella migliore e leale collaborazione istituzionale all'opera per fornire le rassicurazioni necessarie all'eliminazione del pericolo per avere il dissequestro della galleria e iniziare con i lavori. Galleria Vittoria ed il presidio. Napoli deve tornare percorribile. Cambiamo argomento e parliamo invece di cronaca. Maxi operazione alto impatto a Scampia, dove sono scattati arresti e controlli presso Rione e Monterosa a Napoli. Gli agenti del commissariato, insieme al reparto di prevenzione anticrimine e alla polizia municipale, hanno notato due persone che, dopo essere uscite da un'abitazione presso la Vela Rossa, hanno consegnato un pacchetto con della droga a dei giovani in cambio di denaro. In flagranza di reato gli agenti hanno eseguito anche una perquisizione presso l'appartamento dei due pusher, trovando altra droga. I due uomini sono così stati arrestati. Poco lontano poi i poliziotti hanno controllato anche un'auto con a bordo altri tre uomini con numerosi arnesi per lo scasso. I tre di 40, 35 e 51 anni, già noti alle forze dell'ordine di Napoli, erano stati già denunciati in passato e sono stati arrestati per rapina. Nel corso dei controlli cittadini invece sono stati sequestrati 7 veicoli ed elevate contravvenzioni per ben 39.000 euro. Nuovo aggiornamento della curva pandemica, anche in terra di lavoro con i dati diramati dall'ASL di Caserta. Nella giornata di oggi, 27 febbraio, sono 267 i nuovi positivi al virus a Caserta e provincia, a fronte di 2.361 tamponi processati, per un tasso di incidenza che cresce ed è all'11,3%. I guariti sono stati 93, una persona è deceduta anche nelle ultime 24 ore. Il saldo complessivo vede un aumento di 173 contagiati sul territorio. Caserta continua a essere in cima per numero di contagi con 359 casi attivi, seguita da Maddaloni con 244 e Santa Maria Capua Vetere con 180. Proprio il sindaco di Caserta, Carlo Marino, ha annunciato della formazione di un importante centro casertano di somministrazione vaccini, ricordando che vanno rispettate ancora le norme anticontagio. Ascoltiamolo. A proposito su questo, i prossimi giorni nella nostra città, grazie al grande contributo della Brigata Garibaldi, del suo comandante e dell'ASL di Caserta, apriremo il più grande campo di vaccinazione della regione Campania. All'interno della Brigata Garibaldi, 26 postazioni che in modo continuo potranno vaccinare noi casertani. Arriveremo e potremo arrivare a circa 2.500 vaccinazioni al giorno. Questo è il grande stare insieme, il grande stare insieme tra le istituzioni, con un progetto Ministero della Difesa, ASL, strutture territoriali, amministrazione comunale. Pian piano ne stiamo uscendo, pian piano è il momento dell'ultimo sforzo, dell'ultimo miglio, dell'ultimo chilometro, se fossimo in una attività sportiva. Però qui non è un'attività sportiva, qua è salvare la nostra vita,
e salvare la vita dei nostri cari, dei nostri figli, delle nostre persone. Ecco perché l'invito dopo un anno è intanto ricordare i nostri morti, ricordare le persone che non sono più in mezzo a noi e che hanno dato la vita e hanno perso la vita attraverso questo virus. E per non dimenticarli, per avere rispetto della loro morte, dobbiamo fare l'ultimo sforzo. Prima della grande campagna di vaccinazione, continuiamo a mantenere il distanziamento sociale, continuiamo a non fare gli assembramenti, continuiamo non a rispettare le regole igienico-sanitarie, continuiamo a lavorare tutti insieme perché dobbiamo rispettare anche chi ha perso economicamente in questo anno. Un ispettore della polizia penitenziaria che prestava servizio nel carcere di Carinola è morto a causa delle complicanze sorte dopo essere stato contagiato dal Covid. Lo rendono noto in una nota congiunta ai sindacati di polizia penitenziaria. Si tratta del secondo agente rimasto contagiato che perde la vita. Nei giorni scorsi sono stati inviati dei rinforzi per rimpinguare il numero degli agenti in servizio nell'istituto di pena Casertano, dove si registrano una trentina di defezioni proprio a causa del Covid. Nonostante la gravità della situazione già denunciata pubblicamente a tutte le massime autorità competenti, si sottolinea nella nota, la diffusione del contagio nel carcere di Carinola continua ad aggravarsi sempre di più. A perdere la vita è stato un collega che aveva appena compiuto 50 anni. Nello stringerci commossi alla famiglia del povero collega, i sindacati ribadiscono lo stato di agitazione e annunciano ulteriori forme di proteste. I sindacati rivolgono un appello anche alla Regione affinché si appronti subito un piano di vaccinazione per mettere in sicurezza anche la comunità penitenziaria, in primis la polizia penitenziaria, così come fatto anche da altre regioni dove è stata già iniziata la campagna di vaccinazione ai sindacati. A pagarne le conseguenze sono sempre i nostri colleghi, conclude la nota. Non ce l'ha fatta il cittadino di Pietraverano che nei giorni scorsi è risultato positivo al Covid-19 ed è stato trasferito al Covid Hospital di Maddaloni. Era un operatore sociosanitario ed era anche già stato vaccinato, ma è stato colpito da problematiche cardiorespiratorie sin da subito molto gravi. Si indaga ovviamente sulle cause del contagio e soprattutto sull'efficacia del vaccino. I sanitari infatti dovranno capire quando l'uomo sia stato contagiato. È molto probabile che il cinquantenne abbia contratto il virus precedentemente all'inoculazione delle dosi e che quindi la variante inglese del Covid sia rimasta incubata nel suo corpo, rendendo vani gli effetti poi della prima dose della vaccinazione. Parliamo come di consueto anche di sport. Il Napoli potrebbe cambiare di nuovo modulo contro il Benevento domani al Maradona e schierarsi in maniera pressoché inedita. E azzurri potrebbero utilizzare infatti il 4-3-1-2, una linea abituale a 4 con Rachmani e Kalidou Koulibaly al centro, Di Lorenzo a destra e con ogni probabilità Goulam. Si confermerà anche il blocco a centrocampo, Zielinski, Fabian Ruiz, Bakayoko con Politano e Insigne. C'è anche Elmas, ma questa volta non a tutta fascia. A far posto a Gulam sarà Maximovic. Per quel che riguarda l'attacco, invece, non sembra sia ancora arrivato il momento di Mertens titolare che ritorna dopo un brutto infortunio. Tornano a disposizione però Ospina, Isai e Demme. In casa Benevento invece torna Caldirola dal primo minuto al posto dello squalificato Glick, con la Padula a guidare l'attacco davanti a Caprari e Ionita. Era questa la nostra ultima notizia, vi lascio con i nostri programmi in prima serata, infatti torna Hit Parade 91, il nostro viaggio nella musica. Buona serata.